Bene, ciao ragazzi, eccoci in compagnia dell'LG G2. Questa è la nostra pagina di Android Blog già aperta. La facciamo ricaricare, così nel frattempo vediamo subito come va il browser e poi parliamo delle altre caratteristiche. Il browser, come vedete, è fluidissimo, è già possibile utilizzare il telefono, fare scrolling, ecco, si va a caricare, non abbiamo nessun tipo di problema. Il doppio tap, magari non funziona benissimo, visto che non va a reimpaginare come dovrebbe la pagina, però per il resto nessun tipo di problema. Parliamo del telefono, abbiamo qui il padiglione auricolare, la fotocamera frontale, i vari sensori di prossimità, abbiamo i tasti indietro, home e opzioni, strumenti sul display. Poi sul lato sinistro abbiamo l'ingresso per la SIM. Nella parte superiore non abbiamo praticamente nulla. Nella parte destra abbiamo praticamente tutto quanto liscio. Sotto abbiamo i due speaker, il jack da 3,5 e l'ingresso per la micro USB. Dietro abbiamo invece la fotocamera da 13 megapixel, abbiamo il flash e abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Questo qui funziona, tasto di accensione e spegnimento, e il volume, che sono questi due tasti qui, infatti posti nel retro, davvero particolare. In più qua sopra vedo questa piccola porta, sembrerebbe essere una porta infrarossi, però LG perlomeno quest'oggi non ha dichiarato nulla riguardo questa funzionalità. Poi abbiamo uno schermo da 5.2 pollici full HD, una batteria da 3000 mAh, un processore quad core 800 della Snapdragon da 2.26 GHz e abbiamo 16 GB di memoria interna, che adesso andiamo a vedere. Direi davvero particolare questa posizione per sbloccare il telefono. Posta qui, che ogni tanto mi dà qualche piccolo problema, perché non sono praticamente abituato. Detto questo, andiamo nelle generali, andiamo in battery, non ci dice molto sulla batteria. Andiamo in storage, abbiamo 24 giga, quindi la versione in questo caso è da 32 gigabyte. Poi che cosa possiamo vedere? Ecco, possiamo andare a vedere il hardware, il software information, ho cliccato bene, quindi 4.2.2 Jelly Bean. Sarà disponibile in varie colorazioni, c'è anche la bianca lì a fianco, intanto la possiamo vedere. Direi allora l'ultima cosa semplicemente di andare a vedere la quantità di RAM, dato che non è indicata da LG, ma noi possiamo scoprirla andando in apps e in running. La quantità di RAM che è disponibile è di 2 GB. Bene, direi che è tutto per questa review dell'LG G2, questa preview più che altro che review, e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie.